Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui oggi con un primo episodio dedicato ad un nuovo titolo che è A Plague Tale Innocence. Titolo estremamente interessante che seguivo da un po' e che oggi vi voglio portare con questo primo episodio. Non so se sarà una serie o episodi, qualche primo episodio per vedere, non so, la prima ora di gioco. Fatemelo sapere anche voi se poi vi potrà garbare, se vi interesserà questo titolo o meno. È un titolo, come detto, che mi ha incuriosito parecchio. Titolo che racconta della storia di due fratelli molto ma molto giovani nell'epoca del XIV secolo, due fratelli in fuga, come vedete dai sorci che in realtà vanno a impersonare quella che è la peste del XIV secolo, e quindi seguiremo la storia di questi due bambini, ragazzini, che fuggono dalla peste e dall'Inquisizione. Iniziamo con una nuova partita e vediamo un pochino. Allora, va bene, direi che può andar bene così. Ok, ok. Vediamo un pochino. Voi come sempre ragazzi lasciate like, condividete per questi video e fatemi sapere anche la vostra se vi può garbare o meno. Dawdling Amicia, how will you be able to follow the lords at hunt? Is that your only ambition for me? To follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? Okay. The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. The knight's challenge? But you're not 10 years old anymore, you know. Oh, please, father. I've trained hard for this. All right. Let's go. Ok. Siamo in Francia, come avete visto. E questa è una delle due protagoniste. Si pronuncia Amicia? Spero di sì. Your beast thinks with its stomach, as usual. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Spero si riescano a leggere bene il sottotitolo. I believe in you. Don't get your hopes up. Let's keep going. Il font è un po' sottile, però non si può personalizzare. Però comunque spero si riesca a leggere. Your mother's ribbon is still here. This is where I courted her, you know. Yes, father, I know. If only she could come with us. Va bene, seguiamo il paparino. You know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. Such authority, Knight Derun. Go! And bring something back for once. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother, and you... And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen. We're here for you now. So, follow me, daughter. Hey, wait! I hope okay. You have your sling. Of course. Seguiamo nostro padre. Se non sbaglio, Amicia dovrebbe avere circa 16 anni. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy 6 of these rotten apples by the time I count to 10, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Ah, ok. Aspetta, fatemi raccogliere le pietre, allora. Ready? Okay. I'll show you I'm not a child anymore. Siamo all pronti, right, ok. Stand behind this trunk. You'll shoot ah, dietro. It shall be done. Ok, allora. L2 per so mirare. R2 per caricare il colpo e rilasciare per scagliare. Sanghete. One, two,
Aspetta che sta a contare. 3. Oh, tira. 4. Niente. 5. Come on, Amicia. 6. Un attimo. 7. 8. Niente. 9. And 10. Not... But your sling makes a devil of a noise. Ma me devi dare un po' di tempo, ho sbagliato. From you. Oh yes. I quite forgotten. Goodness. Sì. What's up with him? Che ha trovato? Aspetta che prendo. Come on, quickly. Aspetta. I'll catch up with you. You're much faster than I am. Va bene, io seguo il cagnolone allora. Come posso correre in qualche modo così? Tac. Vada signora, vada. Ah, R2, ok. Leo, wait for me. E là. Guarda, olio cuore, signori. Anche il sound è molto bello, molto Leo, bello. A hunting dog is not supposed to lose its hunter. Vabbè, che dobbiamo Leo, fare? Leo, where did he go? E dovrebbe essere titolo abbastanza profondo, diciamo, con una narrativa molto particolare, quindi oh gosh, mi raccomando. What a good dog. Amicia, gli daremo una possibilità, nel senso come and see a wild boar, some game, this will do nicely for a little feast. Sì, un bel cinghialotto. Well, that might work, but you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. Ok. Come detto, essendo un titolo con una storia, una narrativa e quant'altro, magari ci facciamo sicuramente qualche episodio per capire un pochino com'è il titolo, poi sperando che vi garbi lo porteremo. Find a way to sneak up. You have to hit the head. Ho capito, ma ci ha beccato mentre stavamo a caricare la bordata. Un attimo, aspetta un po'. Dove sta sto cinghialotto? Cinghialotto, mi scusi. Ho capito che dove era. I want that feast. I know. You can do it, my darling. There you are. Aspetta la testa. Sta. Aspetta un attimo, stiamo a fa stealth qua sti cinghialotti. Se sentite le martellate sono sempre i soliti che stanno a pagare. Aspetta che qua ce l'abbiamo. Come on, I can do this. Scusa, non ho caricato il necessario. E la Madonna, con che cattiveria. Does hunger always make you this accurate? Le pappardelle a ragù di cinghiale vuoi mettere? But the feast isn't on your plate quite yet. Va bene, una pietra sul cinghiale effettivamente, insomma. Cinghiali sono belli tosti. I promise you, tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Io invece ho molti dubbi, però. I'm Lascia fare. Keep him there and you'll get a piece for yourself. Aspetta, aspetta, questo è andato di qua, lascia fare. Le tracce, vai. Collegiatela, tra l'altro con che gilet, signori. Finezza. He stopped barking. He must have found it. 1300 e qualcosa. Di preciso, non mi ricordo la data, no. His breeches were almost new. Someone's not going to be happy. A chi toccherà lavarli? Qua la situazione non è proprio delle migliori, eh. The trees. What did that? Leo! Come here. It's the boar. But how? Leon couldn't have done that. No. Leo, come here. Leo. Leo, I'm here. I'm coming. Ma no, ma poverino. Leon! Leon! What devilry is this? We must go immediately.
Ma poverino. I shall organize a hunt. Go and find your mother. Tell her I must speak with her. She's probably... looking after Hugo. Yes, of course. Amicia. He was a good dog. Hugo è il fratellino. Dovrebbe avere sui 5 anni. Did you hear about the English troops arriving? Good day, Lady Amicia. Buongiorno, buongiorno, cari. Eventualmente dov'è che devo andare? Those new rivets will have to wait. Oh, Lady Amicia, did you have a good walk? Later, Floor. Mica tanto. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Like the English to me. Yes, I'll tell them. Bazze maialozzi. Guarda qua, è un elefante, non è maiale, comunque. Sta informissimo, sta informissimo. I hope mother's not too busy. This sunshine won't last long. Pure Loga, dice. The rain has already ruined the harvest. People are dying of hunger. We're lucky to be in this house. Gabriel, is mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. Mm. Sì, perché... in a good mood. Mo sta benissimo, Hugo. Mo le scale. Allora, questa dovrebbe essere la... Did you hear what happened at the village? People being bitten. Oh, però dai, non ce la passiamo mica così male, eh. Insomma, insomma. A mangiare, mangiano bene. Si va qua di sopra. Yes, Lady Beatrice, leave it to me. Louise, have you been to see mother? Indeed. Do you want to see her? Sì. It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. Sì, vabbè. Dov'è la nostra camera? Mi faccio vedere. Però guarda che caminetto, signore. Qui questa era la cuccia. What am I going to do here without you? Che ci ha lasciato? It's the placemat that mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. I centrini fatti a mano sono spesso decorati con pizzo e principalmente utilizzati per proteggere i tavoli dai piatti incandescenti. La decorazione di questo centrino presenta l'emblema della casata, un disegno tradizionale creato dalle giovani ragazze di buona famiglia che imparano a lavorare all'uncinetto. Naturalmente penso che ci siano questi, diciamo, collezionabili per raccontarci un po' di cose dell'epoca, diciamo così. Comunque immagino che... mo, io non so se sta qua o era l'altra porta dove stava bussa la tipa. Immagino che sia l'altra porta dove stava bussando la tipa. Poi in questo periodo stanno uscendo veramente tantissimi titoli. Però questo era uno di quelli che mi intrigava e volevo almeno iniziare a spippolare insieme a voi. Mother? You know you're not supposed to be here. I know, but... something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... but it's true! Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh! You are to stay here with your brother. What? Why? What's Close happening? The door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, Mother.
Ok, tieni premuto. Saltare, ok. E io spiego un pochino. All these potions. Mother, will you ever be able to cure him? Almeno ci prova, che giustamente. How long has he been here? 4 years? 5? 5 anni. Come and see. Where is he? Hugo? Si è imboscato nel fortino. It's me. Your sister? Amicia? Hello. We haven't seen each other much. Mommy will be back soon. Move! Come on! Scusa, il fratello non si è visto molto. Vabbè. Did he talk? No, Lord Nicholas. He killed two of our men! Where is he? I won't ask again. Where is your son? In good hands. Search the house. Is that mommy? I don't have time to play games. Where have they hidden him? Stay down. Hugo, it's me, Gabrielle. Come here, quickly. Hey, you! What the hell are you doing? Let's go. That's a kid, huh? Leave him alone! Shut your mouth. He belongs to the Inquisition. But he's just a child. You've lost your... Gabrielle. Amicia. Shh. Oh, no. Leo. Dove andiamo? That'll teach you. No. I'm begging you. Hugo's not here. And you. Come on. Non lo so, io sto andando un pochino a caso. A quanto pare questi stanno cercando appunto Hugo, nostro fratellino che è malato. E... non possiamo correre se ve lo state chiedendo. Amicia, what's going on? Mother, I have to find mother. She'll know. Oh my god, Louise! You think it's funny making me run like that? Amicia! Please! No, eh? Aia! We need to move. Don't look. We serve a higher power. Ci provo, io onestamente non so se sia effettivamente questa la strada da percorrere, ma... No, no. No, Amicia. We have to keep going. Speak up. Don't make me hurt you again. I have no idea. I don't know the laundry. This is your last chance. Tell us what you know about your mistress's research. La ricerca della tua padrona. Lady Beatrice is a good soul. Right, there are still rooms to be searched. Perché poi sto cercando anche di leggere i sottotitoli e sto cercando di non sbagliare strada, anche se in realtà non sappiamo quale sia la strada esatta da percorrere. Stiamo solamente cercando di fuggire in qualche modo e proteggere nostro fratello che conosciamo poco, tra virgolette. Aia. Well, well, well. Where do you think you're going? My children. What is happening? We will be all right, do you hear me? Come on.
Hugo, take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, all right? We have to cross the gardens. Amicia, hold your brother's hand and follow me in silence, all right? Yes. Yes. Guards, watch the exits. They are everywhere. Trust me. Seguiamo nostra madre. They won't be able to see us. Wait. Mommy. Shh. State zitto. Quale steltaggine, signori. E come detto, è un gioco che fa della narrativa e dell'atmosfera, del rapporto tra questi due fratelli che dovranno affrontare non una bella avventura, però una bella avventura intesa come partenza della situazione. Oh yeah? You first! Listen, have a little think, and I'll come back later. And you! Don't die without talking to me first. Bastard! Siamo molto stealth comunque. Cowards! Oh, you have to get through. Help him. I'll carry you. Alright? Vai. Alright. Be careful getting down. Yes. But Robert the Ruin doesn't like the Inquisition. Okay, it's just a warrior and a bunch of peasants. How long can it take? Look out. They'll see us. We have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. Allora, tieni premuto L1 per lanciare un proiettile a mano per essere più furtivo. Quindi facciamo così. E, ah, sempre R2 comunque. Tacchete. Right, let's go. Ok. Vai, vai, vai. No! Ho sbagliato io. Sbagliato tasto. Ok, stavolta evitiamo di premere R2 per correre, perché mi sembra proprio il caso. Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? His illness has awoken. We need to go faster. Malattia si è risvegliata. Allora. Let's go. Be right back. Pause. Come back alive. We need you here. Vai, vai. We can't go. Mother. Ho capito. Maybe by throwing one of these pots. Really? The noise will attract him. We'll slip past behind his back. All right. Allora R1 no, no, R1 per avere meno selezione, prendi il vasetto, mira il vasetto, tira il vasetto, prendi un altro vasetto e damose. Come detto ragazzi, non so se si sente nel micro, penso di sì, abbiate pazienza per il trapano di sottofondo. Che tanto fa? Vada, vada. E quindi? The hole in the wall. Yes. Hugo, I'm sorry. I know you're scared, but you can open the door for us. You're the only one who can do it. What's behind there? Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through, all right? All right. Può cantonare negli spazi esterni per me per chiedergli di intrufolarsi. Be strong. Vai così. Con un po' di collaborazione tra i fratelli ci sarà grande. Dammi mano, sto qua, don't worry. Stay here. No, che resta, seguimi. Ecco. Possiamo dargli appunto questi comandi. Wait. Screaming for mercy won't make you run faster, my lad. E vai. Namo. Guarda come cammina. Molto sportiveggiante. Vai. E ce la fai. Vieni. Scusa. Vieni. I will be back soon. You have to be quiet. It's okay, Hugo. Yes. Dai che ce la fai. Grande. No. Aia. My head. What is wrong with him? An attack.
Listen to me, boys. You should know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in and blow out. In. Out. Like that, slowly. Oh, Mother, we can't stay. Give him a little time. We'll find you. I think so. So, let's continue. Courage, my darling. Ok. Vieni, vieni. A mano. Come on, be careful. Dai, che siamo pronti. Madre, dove è andata? Di qua? Ok. Vai. Scavalla. Scavalla il buco. E ricarichiamolo. Dai. Aspetta. Go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. E quindi? There are bots over there. I could cross. Make a diversion. Alone. Yes, you'd have more time. Ma io ce l'ho un altro vaso in realtà. I can let you know when it's alright. Vabbè, careful. Penso che. Che comunque sia previsto appunto che andiamo noi. Quindi. Andiamo noi. Vorrei fare questo primo video almeno per far concludere il prologo, diciamo, penso sia una specie di prologo. Vabbè. Diciamo così. Che ci stiamo, ci abbiamo il vaso e dovremmo, immagino. Mother and Hugo need time to get through. Let's solve the note. I need to call them now. Psst, come here. We're coming. Poi onestamente non so se devono venire qua o dobbiamo andare noi di là, come però. Well done. Ah, era giusto? Ok, no. This way. Ok. The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. But he will come this way. Yes, but we can wait until he goes away again. Over it. Eventualmente sì. Possiamo. No, aspetta, cambia. Metti la pietra. Mira, no, non così. You're right. Strange. What the hell was così. Eventualmente. Se ho sbagliato proprio delle due. Vai. Adesso che gira per ritornare indietro. Ok, vai. Vai. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta con molta stertaggine. You're alive. This way. This way. Follow me. My darling. Go and hide quickly now. Madame, they are Anissa, here. You have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You have to come. You do not need me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! Ok. Ok, modo di dire in realtà. Allora, momento, cerchiamo un minimo di. Lo so che sta tremando, non dobbiamo qua. Where should we go? I don't know. It's something in the ground, Amicia.
No. Damos. Gli stranieri. Ragazzi, allora io direi di salutarci qui con questo primissimo episodio di A Plague Tale Innocence. Spero di avervi incuriosito un pochino. Vedremo altri episodi per iniziare almeno l'avventura dei due fratelli, Amicia e Ugo. Ugo, mi raccomando, seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch per le live. Poi può essere che ci facciamo delle live, non lo so. Voi fatemi sapere la vostra. Se volete altri episodi, qualcosina penso arriverà. E niente, ci vediamo allora alla prossima. Mi raccomando, ricordate di lasciare like e condividere. Se vi è garbato. Alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.